il set di ripresa, ovvero come facciamo a gestire su Blender, le camere e le luci per la scena. Cominciamo dalla camera. Allora, le camere vengono rappresentate su Blender attraverso questo simbolo, il simbolo di una piramide, con una freccia poggiata sul lato superiore dell'inquadratura, a indicare appunto l'alto. Allora, diciamo subito che per visualizzare quello che sta inquadrando la camera, è necessario cliccare sul tasto 0 del tastierino numerico. Per il resto, per decidere quale inquadratura comporre, sarà sufficiente spostare la camera come qualsiasi altro oggetto, quindi utilizzando il tasto G, oppure ruotarla utilizzando il tasto R. Una maniera comoda per definire un'inquadratura è l'utilizzo dei comandi grab e rotate, tasto G e R, in combinazione con gli assi locali della camera. Infatti, gli assi locali che sono visibili attivando il manipolatore secondo l'orientamento appunto locale dell'oggetto selezionato, gli assi locali della camera, dicevamo, corrispondono alle direzioni principali dell'inquadratura, ovvero l'asse rosso alla direzione orizzontale, corrispondente sostanzialmente all'orizzonte dell'inquadratura, l'asse verde alla direzione verticale e l'asse Z invece alla direzione perpendicolare al quadro. In questo modo, ad esempio, se vogliamo avvicinarci all'oggetto che stiamo inquadrando, potremo utilizzare il comando grab, quindi tasto G, e poi cliccare sul tasto Z due volte, quindi cliccare su ZZ. In questo modo attiveremo la trasformazione secondo l'asse locale. E quindi ci sposteremo sostanzialmente producendo uno zoom nella nostra inquadratura. Allo stesso modo potremo fare una carrellata verticale cliccando su G, Y, Y. Se a questo punto vogliamo sollevare lo sguardo e quindi fare una panoramica verticale, per inquadrare l'oggetto, in questo caso il cubo della scena, potremo utilizzare il comando R di Rotate e cliccare XX. Faccio rivedere con la rappresentazione anche della camera quello che avviene nello spazio RXX. Come vediamo, la camera sta ruotando attorno al proprio asse X. Ci sono altri modi per gestire la posizione della camera e di conseguenza l'inquadratura. Vediamone un paio. In particolare vediamo le due modalità di navigazione presenti su Blender, ovvero la Fly Navigation e la Walk Navigation. Possiamo attivare i due comandi richiamandoli dalla barra spaziatrice. Conviene farlo nella finestra in cui visualizziamo la stessa camera. È utile ricordare che è possibile selezionare la camera anche direttamente dalla finestra che rappresenta l'inquadratura della camera, cliccando sul rettangolo che appunto ne rappresenta il quadro, col tasto destro del mouse, come per ogni selezione su Blender. E quindi qui possiamo cliccare su Fly Navigation, richiamando il comando dalla barra spaziatrice, e come vediamo troveremo un mirino
uno spazio rettangolare che identifica il centro dell'inquadratura. Ecco, muovendoci a destra o a sinistra con il cursore, con il mouse sopra o sotto questo mirino, produrremmo una rotazione della camera e dunque appunto una panoramica, come si dice in gergo. Se questa stessa operazione la facciamo invece utilizzando il tasto centrale del mouse, quindi la rotella, tenendo premuta la rotella e muovendoci, quindi trascinando verso sinistra, verso destra, sopra o sotto, produrremo invece una carrellata e quindi sposteremo l'intero corpo della camera. Utilizzando invece la rotella, avanti e indietro, produrremo una carrellata appunto che si avvicina o si allontana dall'oggetto rappresentato. Questi movimenti vanno fatti con una certa cautela, in quanto il comando presenta una sorta di inerzia, per cui se ci muoviamo molto velocemente, ci allontaniamo molto velocemente dal centro della nostra inquadratura, piuttosto che facciamo un movimento veloce con la rotella avanti o indietro, ecco, vedremo che il movimento viene a velocizzarsi e quindi avremo un'accelerazione che a volte non è facile controllare. In questo caso, per esempio nel caso dello zoom, sarà necessario agire con un movimento opposto, ovvero se mi allontano muovendo la rotella indietro, per frenare questo movimento dovrò fare un click, cioè dovrò far girare la rotella verso la parte opposta, quindi andando avanti per appunto frenare questo movimento e viceversa. Una volta individuata l'inquadratura voluta, un clic col tasto sinistro del mouse ci permette di bloccarla e quindi definire la posizione. Cliccando invece col tasto destro del mouse o cliccando invece sul tasto Escape della tastiera, avremmo annullato le operazioni fatte durante la Fly Navigation. Per visualizzare invece l'altra modalità, quindi la Walk Navigation, è utile in questo caso aggiungere un nuovo oggetto, ovvero in questo caso aggiungiamo Shift A, un piano che faccia da piano di appoggio, da piano di riferimento, da base del nostro spazio. E volendo, tiriamo su il cubo presente nella scena per farlo poggiare sul piano appunto appena creato. Ecco, Walk Navigation, attivabile quindi sempre attraverso la barra spaziatrice, digitando un paio di lettere del comando, Walk Navigation, ci permette di, anche in questo caso, ruotare la camera e quindi cambiare il target della nostra inquadratura, mentre se vogliamo spostare la camera dovremmo utilizzare i tasti, le freccette presenti sulla tastiera, come un joystick avanti, indietro, a sinistra e a destra. E anche possibile spostarsi in verticale utilizzando i tasti E e Q. Un'interessante opzione del comando Walk Navigation è l'opzione Gravity, che appunto applica la forza di gravità all'oggetto, in questo caso alla camera utilizzata. Per applicare l'opzione Gravity bisogna cliccare sul tasto Tab. Come vediamo, la camera precipita fino a trovarsi ad una distanza minima, definita nelle proprietà dell'utente, dall'oggetto che ha appunto al di sotto, in questo caso il cubo. Questo comportamento verrà mantenuto anche spostando la camera dalla posizione attuale, ovvero muovendo la camera, questa seguirà l'altimetria del modello sottostante. Anche in questo caso, cliccando con il tasto sinistro del mouse, si bloccherà
la posizione della camera e quindi la nuova inquadratura. Bene, per creare una nuova camera è sufficiente utilizzare il solito comando Add, quindi Shift A, e qui possiamo cliccare su Camera. Come vediamo, in questo caso la nuova camera non avrà la campitura nel triangolo che indica appunto l'alto dell'inquadratura, e questo perché la nuova camera non è la camera attiva. La camera attiva è quella che viene visualizzata cliccando sul tasto 0 ed è anche quella che produrrà il rendering qualora questo venisse lanciato. Per rendere la nuova camera la camera attiva, quindi quella che vogliamo visualizzare, su cui vogliamo lavorare e da cui vogliamo creare un nuovo rendering, possiamo agire in due modi principalmente. Uno di questi è selezionare la camera e cliccare con la combinazione di tasti Ctrl 0. A questo punto sarà la nuova camera la nostra camera attiva. Diversamente è possibile andare nella Property Window e nella sezione Scene scegliere quale camera, la camera che si vuole utilizzare. È possibile modificare anche altre caratteristiche più intrinseche della camera, ovvero ad esempio il rapporto dell'inquadratura, quindi quanto largo, quanto alto. E per fare questo bisogna andare nella sezione dedicata al rendering della Property Window e qui cambiare sostanzialmente la risoluzione del rendering. In questo modo, oltre a cambiare quindi la qualità dell'immagine, il numero di pixel che saranno calcolati nell'immagine, chiaramente verrà cambiato il rapporto dell'inquadratura. Sempre nello stesso set di campi abbiamo anche la possibilità di impostare una percentuale di riduzione del rendering calcolato, in modo da produrre delle anteprima del rendering finale più veloci, perché più piccole, quindi meno onerose da calcolare. Altre proprietà della camera sono invece visibili nella sezione dedicata all'oggetto selezionato. Quindi cliccando su Object Data, sulla sezione Object Data della Property Window, ovvero quella simboleggiata, se l'oggetto selezionato è una camera, appunto dal simbolo di una cinepresa, ecco, qui abbiamo la possibilità di cambiare alcune caratteristiche importanti della camera. In particolare, per esempio, possiamo decidere la lunghezza focale, ovvero se stiamo montando un grandangolo piuttosto che un teleobiettivo. Quindi possiamo definire la distanza virtuale, ovviamente, tra la lente e il quadro di proiezione. In alternativa è possibile definire il campo visuale, ovvero l'angolo dei raggi visuali. L'effetto prodotto chiaramente è lo stesso. Sempre da questa sezione della Property Window è possibile definire, ad esempio, se la ripresa fatta dalla camera sarà una ripresa prospettica, quindi una proiezione centrale, piuttosto che una proiezione ortogonale, ovvero in questo caso un'assonometria. Sempre da questa sezione è infine possibile applicare una visualizzazione panoramica
quindi con un grandangolo molto molto ampio. In gergo viene definito fish eye, ad occhio di pesce. Per visualizzarla, tuttavia, è necessario porsi in visualizzazione renderizzata e utilizzare il motore di rendering Cycles. Come vediamo, a questo punto l'inquadratura sarà molto molto allargata e anche soggetta a forti aberrazioni e potremo definire un campo di vista molto ampio fino all'intero angolo giro. Ci sono diverse opzioni per definire la forma della lente di questa visualizzazione panoramica. Parliamo quindi di illuminazione della scena, cominciando col dire che utilizzando il motore di rendering Cycles, anche il colore di sfondo, ovvero l'ambiente, produce una illuminazione e quindi contribuisce appunto all'illuminazione globale della scena. E quindi sarà opportuno, se vogliamo parlare delle sorgenti luminose che sono disponibili su Blender, spegnere la luce prodotta dall'ambiente e per farlo andiamo sulla sezione World della Property Window e dal campo Color andiamo a azzerare, ovvero a portare a nero il colore. In questo modo chiaramente non avremo alcun contributo luminoso da parte dell'ambiente, dello sfondo. Bene, quando apriamo un nuovo file su Blender, oltre al cubo e alla camera presenti, è presente anche una sorgente luminosa, una sorgente di tipo point. Se vogliamo aggiungere nuove sorgenti luminose, sarà possibile farlo sempre attraverso il comando Add, quindi Shift A, e qui cliccheremo su Lamp e sceglieremo il tipo di sorgente che vogliamo utilizzare. È tuttavia possibile modificare la tipologia di una sorgente luminosa semplicemente una volta che questa è selezionata, andando nella sezione dedicata della Property Window. Come abbiamo detto, la tipologia di sorgente luminosa presente nella scena di default di Blender si chiama Point, una sorgente omnidirezionale, ovvero un centro da cui si irradiano raggi luminosi secondo tutte le direzioni e con la stessa intensità. Tra le caratteristiche più facilmente editabili di una sorgente luminosa abbiamo il colore, la dimensione. Con dimensione non si intende una dimensione fisica, d'altro canto, tutti gli oggetti LAMP su Blender non hanno una reale consistenza fisica, non sono delle geometrie che occupano uno spazio. Per cui cosa si intende per size? Con size si intende una dimensione virtuale, simulata, il cui effetto è visibile in particolare sul disegno dell'ombra prodotta dalla luce. Modificando il campo Size, ad esempio con un valore maggiore di quello esistente, vedremo come le ombre prodotte dalla sorgente luminosa saranno più sfumate, avranno dei bordi più morbidi.
Un altro effetto prodotto dal cambio della dimensione della sorgente luminosa è un cambio di intensità. All'aumentare del valore size della luce, l'intensità della stessa luce viene a ridursi. La tipologia di luce SAN, come è facile immaginare, serve a simulare l'effetto della luce solare. A differenza della precedente tipologia point, in questo caso i raggi visuali saranno dunque tutti paralleli. E sarà quindi utile definire, semplicemente ruotando l'oggetto SAN, quella che è l'inclinazione dei raggi luminosi, mentre non avrà alcuna incidenza sull'effetto prodotto la posizione dell'oggetto. Anche in questo caso sarà naturalmente possibile modificare il colore e la dimensione, secondo le stesse considerazioni fatte poco fa. All'aumentare della dimensione avremo un'ombra più sfumata, quindi meno netta, e una intensità minore. La tipologia di luce spot, anche in questo caso facilmente intuibile, produce un cono di luce. In questo caso, oltre alle caratteristiche che abbiamo già visto nelle altre due tipologie, abbiamo anche la possibilità di definire l'angolo del cono e quindi l'ampiezza dell'area illuminata. Modificando il campo blend potremmo definire un'area, una zona perimetrale della nostra area illuminata, dove avverrà la graduale riduzione della luce, appunto dalla massima intensità del centro all'intensità nulla delle estremità. Dunque, la tipologia di luce EMI vuole simulare l'effetto della luce atmosferica. È possibile immaginarla come una calotta che ingloba l'intera scena, una calotta semisferica che ingloba l'intera scena e da cui provengono raggi luminosi che illuminano quindi in maniera omogenea l'intero modello. Tuttavia, non è ancora supportata questa tipologia sul motore di rendering Cycles, mentre è possibile utilizzarla sul motore di rendering tradizionale, appunto di Blender. L'ultima tipologia, di sorgente luminosa che vediamo si chiama Area. E come è facile intuire, si tratta di una sorgente che simula la produzione di raggi luminosi da una superficie rettangolare, in questo caso. È possibile impostare una forma quadrata in alternativa a quella rettangolare. In maniera simile a questa tipologia di sorgente luminosa funziona anche il sistema dei materiali emittenti, ovvero è possibile su Blender
Blender utilizzando Cycles, aggiungere oggetti mesh di qualsiasi tipo, come ad esempio una sfera, e applicare a questa un materiale emittente. È chiaro che in questo caso si tratta dell'elaborazione del materiale di un oggetto, e quindi di questo si parlerà nel video dedicato appunto ai materiali.